Benvenuti a questo corso di Fisica 1. Mi raccomando di mutare il vostro audio e possibilmente usare la chat se volete fare domande. Poi si può riattivare in seguito, però meglio, siamo in tanti, dobbiamo alla fine essere quasi 250, quindi meglio essere più educati possibili. Magari datemi un feedback se mi sentite, se ci sono problemi di audio, la stanza rimbomba un po', sto provando a usare un microfono di buona qualità. Si sente molto rimbombo, infatti non lo immaginavo. Posso provare a cambiare il microfono. Adesso si sente meglio? Sì, prof, sì, si sente meglio. Perfetto. Ebbene, ora sto usando il microfono direzionale. Allora, come avrete probabilmente immaginato, continuiamo a fare. E chiaramente mi potete contattare anche via mia posta elettronica franco.bagnoli@ui.it. Diciamo, se usate la chat se è possibile, poi chiaramente vi posso attivare voi. Allora, chiaramente fate pure tutte le domande che volete, e poi cercherò di, diciamo, la mia vista non è quella proprio perfetta, ma insomma cercherò di leggere e rispondere. Come funziona il corso? Il corso lo avremo il mercoledì pomeriggio in presenza, più o meno, per chi ci sarà, e poi il venerdì mattina. L'idea è, spero di riuscire a seguirla, di fare la teoria il mercoledì e poi degli esercizi o delle esercitazioni, farò vedere anche degli esperimenti il venerdì. L'esame ancora non è chiaro come sarà, tantissimi, e quindi non sarà come fino ad oggi, cioè esercizi da svolgere su carta o a distanza. Zittite il microfono perché si sente rumore. Ora posso zittirlo io per tutti, ma meglio se lo fate ognuno. Prof, ma c'è modo, ad esempio, di collegare l'audio e il telefono, si mette le cuffie così almeno c'è il microfono accanto, perché sennò si sente tutto in bocca. Io devo collegare il microfono e le cuffie, dici? Ma dico, se se le può portare dietro, sì, oggi sì. Oggi no, un filo molto lungo ci vorrebbe. Non sarà poi sempre in quest'aula, questa è un'aula d'emergenza. Ah, ok. Non si è bloccato a tutti? Io mi sto spaventando, pensavo che fosse andato... Pensavo che fosse saltata la connessione. Lo fa. Sì. Almeno se dite in maniera diversa. Mi sentite? Sì, prof. Vabbè, provo ad andare un po' avanti. Sì, po' sì, prof. Allora, quindi l'idea è mercoledì. Teoria e venerdì esercizi oppure esercitazioni o altre cose. L'esame sarà su Moodle quasi sicuramente, fatto dalla prima parte a quiz più forse, vediamo se come si riesce a fare, degli esercizi liberi. Però è tutto da vedere perché siete tanti e quindi vogliamo un po' cosa si riesce a fare. Allora,
Il problema, diciamo, la materia di cui ci occupiamo, probabilmente l'avrete tutti già intravista alle scuole superiori, è essenzialmente meccanica. Meccanica vuol dire studio di punto materiale. Sistemi, punti, corpi rigidi, e essenzialmente punti, poi dopodiché fluidi, e poi termodinamica, quindi gli effetti. Come vedete, i testi. Il testo l'avete visto su Moodle, vanno bene praticamente tutti, seguo più o meno Olfo Cardio, il Mazzotti, ma sono tutti molto simili. Ne sono tanti, insomma, trovate quello che vi torna meglio. Anzi, più se ne usa meglio. In ogni caso ci sono le mie lezioni degli anni passati già registrate su Moodle e anche disponibili su YouTube, per cui, ciao. Fate un po' bocchiata, non è che voglio dire che dovete vedere tutti, ma insomma, ci sono delle lezioni che vengono meglio, altre che vengono peggio, e quindi guardate un po'. Se andate a vedere su Moodle, c'è un test di fisica intuitiva che mi piacerebbe che faceste, ma non c'è nessun tracking, quindi io non so chi l'ha fatto e chi l'ha fatto. L'hanno già fatto tantissimi vostri colleghi negli anni passati e secondo me è un buon spunto di comunismo per cominciare a verificare quello che uno sa. Allora, perché come potete anche vedere da un articolo che vi ho dato su Moodle, la fisica è difficile. E questo qui, diciamo, è difficile indipendentemente da chi siete, cioè è difficile tanto per Einstein quanto per voi e quanto per me. Questo perché il problema è che tutti noi animali, compreso sembra anche gli insetti, nasciamo con dei moduli di fisica praticamente prefabbata nel cervello, e ci sono degli esperimenti molto carini fatti con dei bambini piccoli e anche con dei pulcini. I pulcini sono interessanti perché escono adulti dall'uovo e quindi è come avere una persona che non ha mai avuto esperienza diretta della vita con un cervello però già sviluppato. Allora, l'esperimento consiste nel mettere pulcini, bambini, le scimmie o anche altri animali di fronte a delle scene e misurare con quanta intensità che guardano certi particolari della scena. Allora, praticamente quello che succede è che se io prendo un oggetto, una palla, e la lascio cadere, oppure la faccio rotolare e questa si ferma dopo un po', questo qui non suscita attenzione, non suscita sorpresa. Viceversa, se la palla, diciamo, dopo la ferma parte, oppure non si ferma, oppure comincia a girare, bambini, pulcini e tutti gli altri animali guardano con molta attenzione quello che sta succedendo. Essenzialmente la ragione, se volete, evolutiva è che noi dobbiamo, come animali, riuscire a discriminare rapidamente tra oggetti animati e oggetti inanimati, perché gli oggetti inanimati di solito non sono pericolosi, gli oggetti animati possono essere pericolosi, potrebbe essere un insetto velenoso oppure qualcosa di buono da mangiare, ma comunque è qualcosa che vale la pena di guardare attentamente. Quindi noi automaticamente usiamo dei moduli per decidere se un certo oggetto è classificabile in sistema inanimato, quindi diciamo soggetto alle leggi della fisica, oppure soggetto animato e quindi
non soggette alle leggi della fisica. Il problema è che queste leggi della fisica non sono quelle poi scoperte da Galileo, Newton e così via, ma sono molto più simili alla regola, diciamo, alle regole aristoteliche, se volete forse medievali, ovvero, banalmente, un oggetto va sempre nella direzione della forza. Ovvero, se io voglio andare là, devo spingere l'oggetto in là, se voglio andare in giù, siamo nella distanza, devo spingere l'oggetto in giù. Quindi non abbiamo il concetto di inerzia. Un'altra cosa è che gli oggetti pesanti cadono verso il basso, quindi se vanno verso l'alto è perché c'è qualcosa che li spinge di tutto il percorso che stanno andando verso l'alto. Gli oggetti tendono sempre a fermarsi. L'idea che il modo naturale sia quello in cui un oggetto sta fermo è un concetto molto introiettato da tutti noi, e non a caso è proprio uno dei concetti con cui Galileo sarebbe andato a rileggere i dialoghi massimi sistemi, ha dovuto combattere di più. E così via, tante altre cose, cioè un oggetto che viene fatto ruotare, in qualche maniera si ricorda che ha ruotato fino a quel momento in cui non era a ruotare. Questo anche Galileo stesso in parte ce l'aveva, perché Galileo quando parla di moto naturale non intende ma quanto più piuttosto il moto circolare degli astri intorno al Sole, che era stato un moto naturale, non sapendo ancora l'esistenza della legge di attrazione tra i gravi, quindi va considerato naturale e continuare a girare. Va bene, allora, detto questo, cosa succede? L'altro suggerimento del fatto che la fisica è difficile, è molto difficile da parlare, è che la matematica avrà, non so, 10.000 anni più o meno, ovvero quindi dai tempi più antichi gli uomini sapevano montare, anzi, ancora di più, in realtà tutti gli animali sanno montare, compreso gli insetti. Questa volta è abbastanza ben chiaro, perché tanti insetti costruiscono cose più vecchie, riescono, per alcune vespe sanno che in un certo punto devono immagazzinare tot bruchi di uovo che depongono, e anche se depongono più o meno uova, mettono il multiplo di bruchi appropriato. Quindi la matematica in certo senso è più naturale della fisica. La fisica, infatti, mentre la matematica ha 10.000 anni, la fisica ha poco più di 400 anni, e se fosse stata più naturale, come lo è per esempio, l'oratorio, la poesia, la musica, la letteratura, sarebbe stata scoperta prima. Quindi è intrinsecamente difficile, e il grosso problema in cui spero di riuscire a comunicarvi lo spirito è che quando voi analizzate un problema avete di fronte a voi due strade. La strada facile, che è quella di usare quelle che si chiamano le olistiche, ovvero le spiegazioni che chiaramente funzionano nella vita di tutti i giorni, ma che sono un insieme di esperienze, di condizioni importanti, ma non organizzate in un quadro coerente, il che fa sì che, per esempio, a seconda se io guardo un oggetto che va verso destra, verso sinistra, verso l'alto, verso il basso, posso usare delle olistiche diverse. Poi vedremo insieme. Oppure farsi e ricevere la visita. Ora, chiaramente uno non può usare questi, per esempio, per decidere di aprire una porta o salire le scale, quindi andare un poco lontano. Quindi queste sono importantissime, però uno deve tenere presente che la fisica, appunto, non obbedisce, perché queste linee non sono basate. Quindi, in molti casi uno può rimanere molto sorpreso dallo scoprire, e cercherò di fargli alcuni esperimenti magici in modo da
a rendere più evidente questa discrasia tra mondo, diciamo, intuitivo e mondo fisico, per mettere in evidenza questo. Quindi invito di nuovo a completare questo questionario su concetti di base, precisamente concetti di cinematica, di dinamica e forze, e poi li riguarderemo insieme e via via durante il corso quelle interpretazioni giuste potrebbero essere giustificate dalle heuristiche, ma non giuste dal punto di vista. Cosa faremo nei prossimi giorni? Anzi, cosa faremo nella prossima ora? Cominceremo a descrivere il modo degli oggetti. In modo, anzi, facciamo la prima cosa: è che la fisica si basa su dei modelli estremamente semplificati. Quindi, quando si studia un problema dal punto di vista della fisica, bisogna sempre rifarci a un modello, perché ovviamente il mondo, anche questa parte, è fatta da qualche 10 alla 20 atomi o cose simili, che ne hanno fatto da protoni, elettroni, insomma, la speranza di descrivere questo a partire da costituente di fondamentale è zero. E quindi dobbiamo rimpiazzare questo oggetto fisico con un modello matematico che sia semplice. Un modello più semplice che con cui cominceremo è il modello del punto materiale. Ovvero, è un punto, quindi un pallino, a cui però, dopo, e ora non ci interessa, attribuiremo anche una certa massa. Però per ora non ci interessa. Per ora è un punto, quindi pensate, vediamo una certa pallina più piccola, un punto nello spazio. Questo punto può fare varie traiettorie. E noi vogliamo, per prima cosa, cominciare a descriverle. Allora, vi faccio vedere una maniera con cui potete anche voi provare a studiare il moto di un avere un'idea di che cosa siamo davanti. Allora, uso e condivido lo schermo, questo qua. Condiviso, si vede qualcosa? Si vede Giovanni, si vede mica lo schermo? No. Condivido. Ora sì. Allora, su questo schermo ho caricato un'applicazione gratuita, Flutter, che si può scaricare tranquillamente dalla rete, anzi è open source, con cui si possono analizzare dei piccoli video, per esempio questo qui, di una pallina lanciata. Ci sono delle applicazioni simili, per Luca, ma il frame rate è così basso che sembra che trasli? Cosa hai detto? Allora, dicevo, ci sono applicazioni simili per Android, per telefono, quindi diciamo sono andate anche per analizzare. Allora, praticamente potete usare un sistema come questo per analizzare, per esempio, il moto di un punto di massa. Io posso cliccare sul mio video, poi in realtà lo può fare anche automaticamente, per vedere chiaramente cosa sta succedendo. Io sto prendendo praticamente le coordinate di questo punto, via via che sta facendo questa traiettoria, e quindi una volta
E a questo le coordinate, il tempo è semplicemente il multiplo del frame rate, e poi il grafico, per esempio, questa è la X, e questo qua è la componente Y. Questo qui assomiglia alla traiettoria della pallina, ma solo che qui sta andando in modo rettilineo uniforme nella X. In realtà questa qui è la componente Y nel tempo. Come si chiama questa attenzione? Si chiama tracker. Vediamo se vi faccio vedere anche il sito web. Tracker di non la trovo, ovviamente, ma che l'ho messo, scusate, l'ho messo sul corso, comunque sul muro del corso, avrei messo il link all'applicazione da qualche parte, ora lo ritroverò. Eccolo qua, fislet.org/tracker, questa qui, e quindi la potete utilizzare e la vedremo anche insieme e convincervi, perché la cosa importante è che io penso che il grosso problema di questo corso è convincervi che effettivamente la realtà segue la fisica, ovvero che la fisica, per quanto possa essere brutta, ballosa, difficile, descrive la realtà. Perché io sono convinto che gran parte di voi consideri e considererà la fisica come una matematica, mentre la matematica è tabella, perché è tutta deduttiva, quindi si parla dei principi primi e si deriva tutto. Gli esercizi possono essere difficili, però sono lineari. La fisica no, perché appunto la fisica, soprattutto se viene formulata, come io cercherò di fare, in termini della vita di tutti i giorni, ovvero utilizzando non un cerchio, ma magari una ruota, utilizzando dei pezzi di metallo per fare un pezzo, vi invito poi a costruirveli per conto vostro, e uno ha il problema, che poi vi verrà risparmiato nell'esercizio, ovviamente, di trovare il modello, cioè, fino a che punto posso approssimare la realtà con il modello, e poi di trattarlo, ma spesso e volentieri prendendo alcuni scorciatoi che sono evidenti, e principi fisici che però sono evidenti solo quando uno ha introiettato questi principi. Allora direi di fare 5 minuti di pausa, così potete anche andare a vedere tanti se volete e potete fare domande subito. Quindi da 5 minuti cominceremo a descrivere il modo nella nostra pallina di un punto materiale prendendo spunto da quelle rocce. Quindi dovete rilassarvi un momento, io magari provo a interrompere la registrazione così vediamo che cosa ha registrato. Ci vediamo tra 5 minuti. Ci sono molti esercizi anche sui libri, comunque io non vi raccomando di fare tantissimi esercizi, quando esercizi va a fare, ma più che altro bisogna riflettere sull'esercizio, ancora meglio cercare di fare delle variazioni dell'esercizio, ovvero cosa succede fare queste cose, chiaramente sono a vostra disposizione se volete proporre o discutere degli esercizi, anzi comunque vi metterò degli altri dei libri. Comunque, quando avete fatto tutti gli esercizi insieme su uno di questi libri, basta e avanza. Allora, quindi dicevo, ci interesserà studiare un punto, per ora la massa non ci interessa, e quindi quello che cerchiamo di fare un minimo di disegno. Quindi abbiamo un punto, come abbiamo visto sul tracker, che all'istante t uguale a 0 qui, a
all'istante b uguale a 1 è qui, all'istante b uguale a 2 è qui, poi è qui, e così via. Allora, la prima cosa, ovviamente, noi, guardando anche quella digitalizzazione lì, pensiamo che l'oggetto, negli istanti in cui non lo vediamo, sia nei punti da intermedi, non che abbia fatto chissà quale traiettoria applicando per caso qualche maniera in questi punti qui. Però sembra una stupidaggine, in realtà la meccanica quantistica ci dice che le particelle elementari non fanno così, quindi non è così stupido. Quindi noi iniziamo a poter rappresentare, poter approssimare, ricordiamo, questo è il nostro modello, quindi non è detto che la realtà sia così, infatti la meccanica quantistica dice che non sarà così. Però anche il nostro modello di elettroni lo pensiamo sia in una certa posizione, in una certa distanza di tempo, e che questa posizione sia una curva abbastanza dolce, non selvaggia, ovvero che si possa facilmente dare un'interpolazione dove sia a un certo tempo in cui non l'abbiamo osservato, dato i tempi in cui abbiamo osservato la particella. Allora, come facciamo a rappresentare questo? Più o meno come ha fatto Drake. L'idea che noi abbiamo degli assi, asse X, asse Y, sistema di riferimento, e noi associamo a ogni posizione della particella a ogni tempo un vettore, quindi un vettore schematicamente chiamo R di B, che va dall'origine al punto in cui è la particella. Come vedrete nel corso di geometria, come potete vedere eventualmente negli appunti video di richiami di matematica, ma come probabilmente avete già visto alle scuole superiori, io posso anche rappresentare questo vettore con le sue componenti, come somma delle sue componenti x e y. Bene, però ritorniamo subito. L'importante è che finalmente che la posizione, come poi anche altri concetti come la velocità, l'accelerazione, sono vettori. Chiaramente possiamo studiarli in casi particolari, cioè quando esempio il moto è solo una direzione, oppure quando il moto è vincolato a stare una traiettoria ben precisa. Qui magari ci interessa solo sapere dove sta su questo traiettore il nostro punto, e in quel caso, ovviamente che sarà anche il primo caso che studieremo, ci sarà una sola componente. Allora, vediamoci in generale il problema di andare vettori. Vettori che cambiano nel tempo. Quindi, diversamente, cioè, in aggiunta a quello che studiate in la geometria, dove si fanno tutte le costruzioni di vettori, ma non avete osservato, qui dobbiamo considerare che questi vettori cambiano nel tempo. Tempo 0 è questo vettore qui, al tempo 1 è questo vettore qui, al tempo 2 è questo vettore qui.
e così via. Quindi questi vettori cambiano nel tempo. Allora, se dicevo che io posso anche, questo qui scrivere però con le coordinate, ancora parliamo altri sistemi di misura, x di t, y di t, z di t, che appunto, visto che noi pensiamo che la traiettoria sia sufficientemente dolce, usiamo per studiare questi qui il concetto di funzione, con la stessa funzione che studiata dall'analisi. Anche poi quello che vedete all'analisi, che noi purtroppo ci toccherà anticipare, perché sarebbe tanto più comodo se il corso di fisica fosse fatto dopo il corso di analisi, dopo il corso di geometria. Ovviamente non è così, e quindi mi toccherà anticipare in maniera molto grezza concetti che voi poi troverete a geometria alla base, in maniera più rigorosa. Se avete dubbi, vi ho appunto registrato degli assunti di geometria, analisi e altre cose, li ho messi su Moodle. Se avete voglia, se avete tempo, guardate, potrebbero anche essere utili per vedere gli stessi argomenti di geometria e di analisi da un certo punto di vista. Chiaramente, se notate dubbi, cose che non sono chiare, scrivetemi così io vi posso vedere. Allora, quindi tra un po' ci dedicheremo a studiare una sola coordinata, può essere la x, la y o la z, potrebbe essere un angolo, nel caso di un moto che circolare, o potrebbe essere, che ne so, anche lo spostamento su un carrello, su delle montagne russe. Se io misuro la posizione, la distanza percorsa, anche qui avrò uno spostamento funzione del tempo. In ogni caso sono tutti sistemi in cui c'è una sola variabile rispetto a quindi ovviamente cominceremo a studiare questo tipo di problemi, però dovete avere presente che prima o poi dovremo introdurre anche le altre coordinate. Allora, a questo punto facciamo una piccola riflessione sui sistemi di coordinate e poi magari facciamo un po' di pausa e cominceremo a studiare i concetti di base di un modo o non funzionale. Allora, voi veramente avete presente il sistema cartesiano x, y, z rispetto a una certa origine, e tra l'altro potremmo usare proprio le pareti della stanza, magari da un metro, e poi verificare alcune cose che staremo a derivare ora. Allora, quindi un punto nello spazio lo possiamo proiettare, chiaramente potete poi immaginarlo, è una proiezione soltanto dimensionale, però l'idea è di portarlo giù su una retta perpendicolare a questo piano in silizio, no? Dopodiché in questa maniera abbiamo la coordinata y, la coordinata x, e poi con un piano parallelo al piano xy abbiamo la coordinata z. Vedete che si può anche considerare questo vettore qui, il vettore R, come somma di questi tre vettori qui. Perché la y, abbiamo detto che è questa distanza, quindi non è corretto scambiare una distanza con un vettore, perché sono cose diverse. Allora, l'idea che si fa è quella di usare, precisa, è quella di avere tre vettori di lunghezza 1, che in fisica tipicamente si chiamano I, J
e K, ecco che si chiama inversore nell'asse X, cioè ovvero il modulo di I è uguale a 1. A geometria magari lo trovate scritto E1, qualcosa di questo genere, poi dell'inversore del primo asse. Poi abbiamo J, che è l'inversore dell'asse Y, e K, che è l'inversore dell'asse Z. Sono tra loro perpendicolari. A questo punto, visto che un vettore può essere ottenuto prendendo un versore di modulo 1 e moltiplicandolo per la sua lunghezza, abbiamo finalmente che possiamo scrivere R, questo vettore qui, come XI più YJ più ZK. Stavolta è corretto perché questi sono vettori, sono perpendicolari tra loro, io moltiplico per un coefficiente opportuno e ottengo questo. Se il sistema di riferimento è fisso, I, J e K non cambiano nel tempo, mentre X, Y e Z, possiamo mettere qui una dipendenza dal tempo, cambiano nel tempo. Okay. Non si vede completamente la lavagna? Posso provare a mettere un po' più indietro, si vede meglio? Ma non si vede completamente la lavagna, che da qua non si vede un francobollino di me stesso, quindi è difficile. Io mi butto un pezzettino e basta, perché non sapete chi non fa vedere come vedete voi, quindi dovete guidarmi voi in che cosa devo fare. Allora, quindi mi raccomando, aiutatemi. Non serve però il sistema cartesiano è quello più adatto, per esempio sulla Terra, per identificare un punto sulla superficie della Terra, noi usiamo latitudine e longitudine, che non sono certamente un sistema di riferimento cartesiano. Cominciamo prima con il piano. Nel piano avremo X e Y. Se però voglio, per esempio, lavorare su un cerchio, quello che conviene per indicare un punto sul cerchio è di dare quest'angolo terra qui. Allora, ricordiamoci che l'angolo terra è dato da il rapporto tra la lunghezza dell'arco e il raggio. Quindi chiamiamo questo qui R, questo lo chiamiamo A. Teta quindi è A su R. Quindi sono i gradienti, però i gradienti sono un nome, in realtà sono numeri puri. Non ci vedete? Sì. Io vedo parecchio sfocato. Gli altri non mi vedono, aspetta. A X, Y e Z sono definizioni distanze, sono sì. Gli altri vedono bene. E perfetto. Allora, quindi, gli angoli sono numeri puri. Poi chiaramente io posso anche definire un angolino di base, tale che ce ne stanno 360 nel cerchio, e dare quest'angolo come multiplo dell'angolo di base, e quando si parla dei gradi. Però, può essere più comodo,
però è vero che quando poi traduco i grandi sono, ecco, sempre un rapporto tra questa lunghezza e questa, quindi l'angolo 1 sarà grosso modo l'angolo tale, ora fatto male il centro, fatto male il centro, non si riesca a spendere. Allora, questo qui è 19 centimetri, lo metto qua, questo è grosso modo un 1. Chiaramente vedete che in un angolo piatto ce ne stanno circa 20 questi, 14, in un angolo giro 6 e 28, questi sono da come vengono fuori questo pi greco e questo del pi greco. Quindi questo qui l'ho fatto male, insomma ce ne stanno circa 30 e qualche cosa in un angolo piatto, 6 e 28 in un angolo giro. Torna? Chiaramente che poi se non sono limitato a stare sul centro, ma mi voglio spostare, allora posso dare non solo l'angolo teta, ma anche la distanza F. Quindi invece di dare X e Y, posso dare R e teta. Quindi queste sono quelle che si chiamano le coordinate cartesiane, e queste sono le coordinate polari. Bene. E per finire, poi facciamo un altro po' di pausa. Qual è la relazione tra l'una e l'altra? Beh, spero che abbiate fatto un po' di trigonometria, ma se no, no, potremmo sapere cosa fare del passo, ma c'è già registrato un po' di lezioni, le mie produzioni. Se si guarda e si ingrandisce questo triangolo qui, abbiamo queste teta, queste y, queste x e queste r, e quindi si vede bene che y è r seno di teta, x r coseno di teta, elevando al quadrato e sommando il quadro di lo squadro fa 1, per cui l'opposto mi viene r quadro è uguale a x quadro di y quadro, non è limitato, quindi r radice di x quadro più y quadro, e prendendo il rapporto tangente di teta y diviso x, ovvero teta è uguale all'arco tangente di y diviso x. Occhio, se qui l'ho fatto anche che mettete un po' in guardia, quando usate sulla calcolatrice le funzioni trigonometriche, bisogna fare estrema attenzione a cosa sta, a come lo sta calcolando, perché se andate a vedere sulla vostra calcolatrice vedete che c'è un tastino che fa passare tra rad, che sono i radianti, ovvero quello lì, grad del GRD, che sono i gradi, e poi di questo deve essere anche i gradi centesimali, cioè in cui il grado di calcolato è tale che ce ne siano 100, credo nell'angolo piatto, nell'angolo di tiro, non lo so, non mi ricordo come scrivere. Quindi, occhio a selezionare la quantità giusta. Per controllare uno può provare a scrivere coseno di 3/14, vedere se viene.
Va bene, facciamo un altro po' di pausa. Sì, insomma, le raccomandazioni sono di fare abbastanza pausa per dare modo a voi di pensare, ma non che avete detto delle cose particolarmente scendenti, e anche di fare domande. E quindi rilassatevi un momento e poi si ricomincia. Quindi, poi respirare con gli antemolari, va bene, dopo le rispiego. Guardiamo se riesco a mettere a posto la webcam. Fatemi, ditemi voi come devo metterla. Più indietro ancora. Abbassare lo zoom, questa cosa deve essere addirittura da sotto. Ora va bene, perfetto. Allora, fatemi le domande perché ce ne sono, forse ne ho perse qualche uno. Un inversore dell'asse Z al K, nella, quello che vi è fatto da voi, bravi, è K, non H, non che succeda, non che succeda nulla. Fatemi rispondere anche a questa chiamata. Ma posso spostare l'ultima verso destra? Io non sentivo qui. Verso destra vuol dire di qua o di là? Il primo che ha detto qui. Allora ce l'ha sposto così. No, troppo, prof. È troppo spostata adesso. Allora, se la metto un po' più indietro, che c'è un'altra telecamera che sta facendo le riprese per emergenza, quindi stanno un po' noi. Se la metto più indietro? No, no, prof, è proprio troppo spostata. Ah, è proprio bene anch'io. Allora, se la sposto così? Adesso si vede, si vede. Scusi, ma cosa ha scritto l'ultima formula? Tangente? Arco tangente. Sì. Ma prima. Tangente di terra uguale y su x. Qui che cavolo stanno facendo? Prof, scusi, dimmi, qual è la definizione di versore? Allora, il versore è un vettore di modulo 1. È sempre di modulo 1? È sempre di modulo 1? Sì, quindi chiaramente dipende dal vostro sistema di unità di misura. Bene, serve per dare una lezione da cui si possono costruire tutti i vettori che stanno in quella direzione moltiplicandolo per un coefficiente opportuno. Allora, prof, ma quindi se un dovrebbe variare nel tempo? Allora, per un certo istante ha un certo valore, d'accordo? Ma supponi che voglio fare un vettore che cresce nel tempo. Beh, come lo indico? Beh, la cosa comoda è dire, prendo un vettore di riferimento, che è comodo prendere di lunghezza 1, quindi chiamiamolo V, e poi lo moltiplico per esempio 3TV, questo sarebbe il coefficiente, coefficiente che cresce nel tempo per una distanza che rimane fissa. Ora forse è quello che faremo, Un altro esempio invece, poi io voglio fare un vettore appunto che la sua proiezione qui rimane costante e qui sta, qui all'istante 0 è questo, all'istante 1 è questo, all'istante 2 è questo e così via. Per esempio perché sto buttando una pallina non sull'asse ma vicino all'asse. Allora,
questo è come lo scriverò. Scriverò R di Φ come, che ne so, 3i più 4tj. E come lo dico? Beh, questo vuol dire che ho la sua componente x che rimane fissa, la sua componente y che cambia nel tempo. Per un certo tempo ho un vettore ben definito. Ok. Sì, sì. Grazie mille. Allora, l'estate della lezione è l'estate, ma cosa c'è? Il materiale che ho, posso mettere degli appunti, ditemi un po' voi. Oppure, se qualcuno di voi vuole prendere gli appunti per la calligrafia, vi può mandare, posso guardare. Non ho fatto le slide perché, secondo me, la lezione fatta a slide non si trova qua. È pessima, nel senso che non si capisce nulla, però se volete mi fare faccia anche la lezione online, non è più facile. Scusi professore, ma i versori nelle notazioni, nelle formule, come si utilizzano al posto della x, y, z? No, insieme, perché il vettore r è dato da un coefficiente, tipicamente la mia x, per la direzione, più un coefficiente per una direzione più quell'altro. Non è detto che debbano per forza essere x e y, che possa anche fare in geometria, si sì, possono essere molto buoni. Facciamo che io vi faccio una piccola lezione di geometria, forse può interessare. Faccio un piccolo messaggio a questa la chiamata e poi si ricomincia. Torno a fare lezione. Ok, allora ricominciamo. Allora, l'esercizio di una certa più data per cui lo posso fare. Allora, per esempio, facciamo una piccola digressione perché capisci cosa sono i vettori. C'è anche questo qui nelle lezioni registrate. Comunque ve la faccio. Facciamo un po' di geometria del piano. Per esempio, che cos'è una retta nel piano? Una retta è identificata da un punto, P, e un versore, d'accordo, V. Diciamo, di solito si indica un cappellotto così per essere sicuri che è un versore. La retta è data da, quindi P, ricordiamoci, è un vettore fisso rispetto alla nostra origine. Lo sto facendo la retta in coordinate cartesiane, perché è una retta generica, ho scorso tutte le coordinate. Allora, vediamo, sul punto avevo detto è identificato da un vettore che guarda qui, a qui. Lo posso anche chiamarlo P, Ritorna, a volte si intende, si scrive P meno, per dire che guarda O a qui. La retta, quindi chiamiamo la gamma, è P più un coefficiente qualsiasi, no? Cambiando questo coefficiente ottengo, per esempio, se alfa è 1 è qui, se alfa è 2 è questo punto qui, se alfa è meno 1 ottengo questo punto qui, se alfa è meno 3 ottengo questo punto qui. Bene, quindi una retta la posso scrivere così. Torna. Quindi una retta parallela a questa avrà lo stesso versore e un punto diverso, quindi Q più alfa V è una retta parallela a questa, è lo stesso versore, no, così, cambia solamente il punto da cui passa. E poi vedremo quando avremo introdotto prodotto scalare, prodotto vettoriale, così che si può utilizzarli. È anche una maniera, come vedete, piuttosto comoda per ricordarsi tutte le equazioni
la distanza tra la rete da un punto e così via, però non volevo faccio ora perché sennò si è troppo avanti. Vediamo se non ci sono altre domande, che dovrebbe fare le punte. Inversore dalla direzione, sì, inversore dalla direzione. Alfa, l'ho chiamato io, possiamo chiamarlo A, possiamo chiamarlo come vi pare a voi, è un numero. Questo è per dire, quando io scrivo R uguale a X, I più Y, non c'è. Questa è una notazione che in realtà non ha molto a che fare con il fatto che siamo sul sistema cartesiano, ma potrebbe essere anche su un sistema che è non perpendicolare. Ci sta solamente dicendo che ottengo un vettore prendendo un coefficiente che è un numero moltiplicato per un versore più un altro coefficiente moltiplicato per un altro versore. Questi due versori potrebbero essere completamente arbitrari. Torna? Perfetto. Allora, finiamo. Quindi abbiamo visto le coordinate polari, abbiamo visto questo qui. Infine, appunto, abbiamo parlato della Terra. Nella Terra abbiamo delle coordinate polari, però sferiche. Allora, l'idea è la seguente. Se potete trovare una palla di polistirolo di quelle che si usano tipicamente a Natale, è troppo grande, ma insomma, per metterci sopra, per collarci sopra le cose è meglio. Allora, noi abbiamo i nostri assi, io mi caccio negli occhi, x, y e z, d'accordo? Da qualche parte ci deve essere l'asse z, che non lo vedo più, comunque lasciamo perdere. X, y e z che stanno qua, chiaro, z che c'è qua su, e poi abbiamo chiaramente i nostri la maniera per identificare un punto sulla superficie della sfera e poi eventualmente cambiando il raggio della sfera nello spazio, coordinate che possono essere estremamente comode, appunto. Sto andando sulla superficie della Terra, se sto guardando una stella, quindi come se fosse proiettata su una grande sfera, o in generale sto pensando che sono un satellite che sta arrivando. Quindi, cercate di cancellare qui. Quindi abbiamo x, ma no, x mettiamolo qua, y, z, ho un punto, chiaramente di coordinate x, y e z, ma lo voglio identificare invece come r, allora, questo è facile. Poi lo proietto sul piano e sul piano uso quelle coordinate polari che ho già detto. Quindi parto dall'asse x, e questo sarà il mio angolo. In realtà di solito qui si usa l'angolo phi per indicare questo, però corrisponde a quest'angolo che qui abbiamo fatto. Bene, è uguale, non è chiamato come pare. Guarda, è la longitudine. E poi abbiamo bisogno di un altro angolo, che è questo qui, è quello da questa rete e questo raggio. Che chiameremo, questo si chiama nuovamente, si chiama phi, questo si chiama. Allora, phi è un angolo sul piano xy, teta è la proiezione sul piano xy, e se questo chiama l'azimut o latitudine. Allora, mettere quest'ultima cosa, scusi. Allora, se noi la proviamo a fare qui. Allora, se voi avete un punto nella stanza, non ho voluto spostare la camera, che lo facciamo dopo, pensate di prendere lo spigolo della vostra stella, un angolo, se avete una stanza con un angolo visibile, e vi tracciate x, y e z. D'accordo? Poi prendete un qualsiasi oggetto e lo appoggiate, poi dopo di camera, la telecamera, così lo facciamo insieme, lo appoggiate sul tavolo. Io lo tengo qua. Allora, questo qui chiaramente potete tirare il filo a piombo e
guardare in terra dove è la parete. È questo qui, questo è il mio oggetto. Tiro fino a piombo e guardo dove va a finire in terra. Inoltre posso misurare la distanza rispetto all'origine, che è questa, e poi sul punto di terra, questo qui, tiro di nuovo la retta fino all'origine, posso misurare l'angolo rispetto al massi X, oppure tra questa immagine per terra e l'immagine inclinata, misurare questa l'immagine per terra e questa che è inclinata, misurare quest'angolo qui, di quanto devo alzare rispetto a terra, no? Il mio sistema per arrivare al punto voluto. Torna? Quindi ho quanto devo girare rispetto all'asse X per arrivare sotto la perpendicolare e quanto devo alzarmi per arrivare al punto voluto. Questo è, quindi questa è la latitudine. Queste le indiche che vediamo in Greenwich, siamo una certa latitudine ovest, una certa latitudine est. Guardate, longitudine, scusate. Questa è la latitudine, o anche l'azimuth, è l'altezza quanto devo guardare in alto per vedere. Allora, chiaramente. Questo è l'angolo retto, non si vede perché questo è qui. Quindi, e questo qui lo chiamo R piccolo, abbiamo R piccolo, R grande, e questo è Z. Questo, o questo qui è Z. E questo qui è Z. La latitudine, l'azimuth. Quindi è chiaro che Z è uguale a R grande seno di teta, torna, e R piccolo è uguale a R grande coseno di teta. A questo punto, questo R piccolo è quello che noi avevamo chiamato R. Al posto di teta dobbiamo metterci phi, e quindi Rx è uguale a R cos teta per coseno di phi, e Y sarà uguale a R cos teta seno di phi. Torna. Dopodiché poi si può. Allora, poi mi dice, la domanda dice, professore, non ho capito perché la formula della retta ha sommato il vettore di P ad alfa per il vettore di V. Allora, il vettore P, ho creato un po' via, un versore che identifica di un fascia di rette parallele, tutte quelle che parlano da questo versore. Poi, per capire dove passano, devo o da una distanza, o dico che passa per un certo punto P, oppure per un certo punto Q, o per un certo punto W, e così via. Visto che questi qui sono vettori, vi posso dire che questa retta qui, chiamiamola 1, è P più alfa V, questa retta 2 è Q più alfa V, questa retta 3 è W più alfa V, e così via. Torna? Altre domande? Prof, io non ho capito l'ultima cosa. Allora, stavo rispondendo alla domanda che sulla chat, perché nelle rette non ho capito perché ha sommato P all'alfa V. Allora, V è un versore, quindi un vettorino, una freccia, di lunghezza 1. Alfa per V è quindi un qualsiasi vettore parallelo a questo,
perché è data da questo moltiplicato per un certo che è un numero reale. Quindi mi può dare che se questo è, se questo è v, 2v, 2v sarà o qualcosa fatto per così, 3v sarà qualcosa fatto per così, meno 2v sarà qualcosa fatto per così. Più o meno. Prof, ma perché è perpendicolare a B? Perché V è perpendicolare a V? Ah, a B. Allora, non è perpendicolare, qui posso prendere la perpendicolare. Guarda, in ogni caso, un punto qualsiasi sulla retta è dato da P più un certo numero di V. Mi torna? Poco. Ma prova, allora, vi faccio questo, fate questo che è più difficile da fare, ma provate a farlo. Allora, per cominciare, procuratevi sempre dei fogli di quadretti che si possono, sono molto utili. Se voi guardate a fare dei disegni, fatti vedere, vedete che funziona. Allora, quindi, prendete un foglio a quadretti, fate un po' di pazienza, devo disegnare un po' di quadretti. Ok, questo è il gioco che noi sapete che sai fare le elementari. Vi disegnate una pista, questa è una pista molto semplice, la potete disegnare in Mugello, Monza o questa è la linea di partenza, e poi avete le macchinine. Le macchinine funzionano così, ne faccio una sola. Allora, vediamo che voi partite. Questa qui è lo spostamento che fate all'inizio, uno spostamento unitario, una direzione. La regola è che voi dovete ripetere lo stesso spostamento, quindi teoricamente andate qui, ma potete, frenando e sterzando, andare su uno dei 9 quadretti vicini. Cioè voi essenzialmente avete, con un linguaggio come vedremo della fisica, a potete sommare uno di questi vettori qui al vostro vettore. Quindi supponiamo che voi accelerate e andate a dire, sommate questo vettore qui a questo vettore qui. A questo punto dovete ripetere lo stesso movimento, non è un sotto, ma è 2, 1, quindi 1, 2, 1. Quindi voi andreste qui e chiaramente uscite di vista. Potete sommare solo questo, quindi l'unica è sommare questo, quindi questo vettore qui. Non siete come sono i vettori, i vettori si accodano uno all'altro e andare a finire qui. Quindi il prossimo passo è andare qui. A questo punto, vedete il passo, dovreste andare qui. Potete scegliere uno di questi qui. Quindi l'unica, questo che abbiamo facilitato, è sommare questo 10 volte e fare una frenata. Quindi rimanere fermo. Quindi al prossimo passo dovete ripartire, siete fermi. Potete sommare anche questi, magari partite così. Il vostro compagno, magari un pochino più accorto, magari invece fa tutto se va a voi, però poi ha sommato questo qui, dopodiché deve andare qui, può sommare questo, dopodiché deve andare qui, può sommare, che ne so, questo, poi deve andare qui, può fare qui. E come vedete, mentre voi avete fatto 1, 2, 3, 4, 5, passi alla
Quindi, come vedete, sapete sommare i vettori, mi permette di vincere a questo giochino. Perché vi ho raccontato questo? Perché a questo punto, se voi dovete muovere su questa retta qui, dovete semplicemente, prima di comandare un robot su Marte, gli dice andà, vai, dovete fare a te fino a che non arrivi a un punto qui. E poi somma un certo numero di passi sempre nella stessa direzione. Quindi se questo lo chiamo P e questo lo chiamo V, per arrivare qui ci vuole P più 1, 2, 3, 4, 5, 6, V. La domanda era perché la V è in un'altra direzione della P? Perché la P mi serve per raggiungere questa retta qui. Posso fare quasi spostamento? Non posso fare più uguale a zero perché questa retta non mi passa da qui. Se la retta passa per l'origine non devo tornare nessun tipo. Ma direi che sì, certo. Una con tutte le altre, no? Quindi per tutte le altre devo sommare qualche qui. Quindi quella retta è bella stabilita. Sì, ora. Vediamo. Io voglio identificare questa retta qui rispetto a ok, grazie. Bene, e poi ci sono domande, mi raccomando. Dove si può trovare il programma dettagliato e completo del corso? Dettagliato lo so, su Unifide per cercare didattica, oppure Bagnoli Franco, dai corsi dovrebbe essere il programma più o meno preparato. Comunque è essenzialmente quello che c'è su qualsiasi libro di fisica 1 che comprenda. Faremo un poco di gravitazione. Bene, ci siamo? Fate domande? Va bene. Allora, detto questo, per questi ultimi che rimangono un po' più lunghi, cominciamo a studiare il modo più semplice possibile. Questi sono già abbastanza complicati, quindi lo vedremo qua a qualche istante. Cominciamo a studiare il modo in una direzione. Quindi, o una componente del modo, oppure che sono vincolato a stare in un vettore, e guardo solo come ci si muove su questo vettore. Quindi, per ora, la prova per questa lezione, questa è forse anche la prossima, io ho bisogno quindi di due assi, però occhio che questa volta questi assi non rappresentano due dimensioni spaziali, questa rappresenta una certa direzione, e questa rappresenta il tempo. Se vi ricordate, infatti vi ricondivido un momento lo schermo, su Tracker avevamo visto questa è la x rispetto al tempo, questa è la y rispetto al tempo, e poi questa qui invece è la x rispetto alla y. Chiaro che in questo caso assomigliano molto, proprio perché la x va linearmente nel tempo. Guarda. Quindi, da in poi, per un po' di tempo, useremo gli assi, ma qui ci sarà il tempo, girato in secondi, giorni, dipende da che cosa sta guardando. E abbiamo la x, che può essere una terra, una parabola, una sinusoidale, può essere anche una cosa generale, x di t è una funzione di quelle che trovate all'analisi. E allora, quello qui. Ricordiamoci, una funzione
noi non usiamo una serie di funzioni di quelle che chiamano probabilità, per esempio i polinomi, x uguale a 3, anzi, facciamo la funzione, x uguale a 3, è una funzione, sì, una funzione un po' banale, ma una funzione rappresenta un oggetto immobile nel tempo. Quindi se voi siete un essere che vive in quattro dimensioni e potete vedere passate il futuro, un oggetto fermo lo vedete come una striscia nel tempo dell'oggetto. E a me il passo successivo è x uguale a 5t. È una retta, ma non una retta dello spazio, è una retta dello spazio-tempo. Quindi 5t è una retta più o meno è fatta così. Questo è t, questo è x, passa per origine, quindi t uguale a 0, x uguale a 0, è abbastanza inclinato perché in realtà è più inclinato se usiamo la stessa unità di lunghezza della x e la t. Quindi ho fatto il filtro la x e la t, perché dopo in quando anzi lo fai contare per fare la t più grande la x più piccina uguale a 1 e x uguale a 5. Per insegnarla posso chiaramente farmi una tabella di 0, 1, 2, 3, 4, 0, 5, 10, 15, 20, poi se mi fuori le carte millimetrate, metto qualche puntino, imparate a disegnare le fuori di carte millimetrate, poi se fuori di carta quadrettata, perché molti esercizi possono risolvere abbastanza bene, abbastanza approssimativamente, semplicemente disegnando le carte. Poi abbiamo questa macchina, lo stato di questa retta, x uguale 2 t più 4. Ma questo è il punto qualcuno sta un po' per cui allora questa qui è una retta nel grafico spazio-tempo. In questo caso la retta meno inclinata di questa. Però passa al punto 4, quindi passa qui, sarà fatta per così. Bene? Quindi anche dopo punto di intensità è questo, intensità anche questa, da qualche parte. Allora, come cosa vogliamo dire però dal punto di vista di fisico? Allora, pensiamo che questa qui, questa x per me è della dritta, un pezzo della Firenze Roma. Questa qui è la mia macchina ferma al chilometro 3 che non si può rotare. Questa qui è, che ne so, una tondulanza che è partita a tutta velocità, questa qui è fissa per ora, all'istante zero, andando positivamente in qua. Se ci avevo meno 5, stavo andando dentro. Questa qui è una macchina che va più piano, però è partita da 4. Quindi è la ricomponenza che va a 5, questa va a 2, a un certo punto la raggiungerà. È questo qui. A questo tempo qui, in questo spazio qui, le due automobili si raggiungeranno e incontreranno. Torna qui a interpretazione di quello che state segnando lì. Quindi, cercate di trasportare degli esempi e derivazioni matematiche. È chiaro che questo numerino qui è quello che si chiama da chilometri, anzi, a dire per bene, il più bello è il tachimetro, perché il conta chilometri è quello che dà la distanza, il conta chilometri.
l'ormone mi segna questo e il tachimetro mi segna questo. Quindi questa qui è quella che chiamiamo velocità, ovvero quando abbiamo la posizione è una funzione lineare, cioè il t compare solo praticamente la prima potenza del tempo, coefficiente del tempo è normalmente la velocità. Quindi noi diciamo che lo spazio che è corso è uguale alla posizione iniziale più la velocità per il tempo trascorso dall'esame iniziale. Questo S0 non è nient'altro che S al tempo 0. Quindi se metto T uguale a 0, S è un T, S al tempo 0 è proprio S0. Questo significa così il tempo, il punto di partenza. Quindi questo è sempre fermo, quindi lo si ha solo S0. Questo ha S0 uguale a 0, questo qui ha S0 uguale a 4. Allora, come possiamo da questa equazione, immaginatevi di trovarla con brache appunto definita così, però non è tempo che abbiamo fatto x, prendete voi, tempo 0, 1, 2, 3, 4, che abbiamo 4, 6, 8, 10, 12. Bene. Come definiamo? Chiaro, se l'avete scritta così, dico subito qual è la velocità. Ma l'avete scritta così, dico ah, la velocità è 2. L'avete scritta così, la velocità è 5. Ma se ce l'ho, appunto, questa è la tracker come tabulata, come definisco la velocità? Allora, facciamo dire, guardiamo cosa succede a un istante un po' dopo. Noi abbiamo S di T, detto che è S0 più V per T. S di T più un pezzettino, detto di T, perché non è che posso prendere detta T uguale a 1, uguale S0 più V per T più detta T. Quello che voglio fare è a partire da queste due ricavarmi V. Per eliminare S0 non faccio altro che soltanto presa da questa, integro S di T più delta T meno S di T sarà V di T più delta T meno V per T, T più delta T meno V per T. Lo posso sviluppare, V per T più V per delta T meno V per T, questi due vanno via, mi viene V per delta T. E quindi ottengo che V è S di T più delta T meno S di T diviso delta T. E questa è quella che si chiama velocità media. Vedete che finché il moto si svolge in questa maniera, questo è vero qualsiasi sia delta T. Quindi io posso fare delta T uguale a 3 ore, 2 e mezzo, 15 ore dalla Firenze a Roma, e troverò la velocità media. Oppure delta T uguale a un millisecondo, cosa sto facendo un millisecondo. Essenzialmente è la differenza tra prendere una multa quando i vigili usano il radar, che misura la velocità istantanea in un millisecondo, o il sistema Tutor che misura la velocità media tra quando passate su due telecamere che guardano la targa della vostra macchina. Ovviamente uno
può beccarsi una multa perché sta facendo un sorpasso istantaneamente, anche se poi era 50 all'ora del tempo, oppure si becca una multa perché mentre passava davanti ai vigili una macchina, ma poi accelerava la 300 all'ora del resto del tempo, e quindi la velocità media è 2,50. E beh, a questo punto però mi domando, ma se x è una funzione diversa, posso definire la velocità? Perché una cosa guardiamo a livello grafico, che cos'è la velocità? Grafico rispetto al tempo, al grafico, alla spazio-tempo. Qui ho x, qui ho il tempo, ho detto finché la mia velocità lineare vuol dire che può essere rappresentata con 3. Questo qui è t, questo qui è delta t, questo è x in t, questo qui è x di t più delta t, come fanno tutti gli altri. Vediamo se si vede meglio. Ma questa è la mia traccia dello spazio-tempo della mia mano mobile. Questo è t, questo è x di t, questo è t più delta t, e quindi questo pezzo qui è delta t, questo è x di t più delta t. Organizziamoci su questo triangolino qui. Mi faccio qua più grande. Questo è delta t. E questo lo posso chiamare delta x. Scegliendo come x di t più delta t meno x di t. Questo sarebbe delta s più delta t. Quindi questo diviso questo. Questa è la velocità. La velocità è delta x diviso delta t, o delta s diviso delta t. E puoi vedere benissimo, questo lo chiamo delta, è anche la tangente di delta. Bene, questa trigonometria che si è usata prima. Allora, potrebbe rispiegare questa dimostrazione qua. Questa qui. Allora, io ho detto. Allora, ho supposto che S sia una funzione lineare del tempo, cioè la posso scrivere in questa. Vabbè, S0 è facile, quando metto di uguale a 0. È la posizione all'istante zero. Che cos'è il V? Nel senso, se io questo qui non ce l'ho scritto così, suppongo che sia così, questo è il mio modello, suppongo che sia così. Ma non ce l'ho così, ce l'ho una serie di numeri. Quindi voglio interpretare una serie di numeri con questo modello in mente. Allora, però cosa succede? Se io guardo lo spostamento, la posizione del tempo successivo, è uguale a questa, forse mi dice, ho messo il delta t, questo è un prodotto. Purtroppo si usa la stessa notazione di funzione e prodotto. Allora, per eliminare S0 basta prendere questa e su questa, S0 va via, e mi rimane V per T più delta T meno V per T. Sviluppo questo prodotto, che viene V per T più V per delta T meno V per T. Queste due ovviamente V per T meno V per T. Mi rimane V per delta T. A questo punto ciò, questo qui è S di T più delta T meno S di T, che poi cosa mi chiamare S, uguale a V per delta T. Quindi V sarà questo diviso questo. No, delta S diviso delta T. Quindi,
Questa è la mia, graficamente cosa vuol dire? Questa è la mia curva S uguale a 0 con un D, qui l'ho scritta con l'asse X, ma i nomi non sono molto importanti. Questo è il tempo T a cui corrisponde una certa posizione. Questo sarebbe X con 0, eh? Questo è la posizione al tempo T più delta T. Quindi ingrandisco questo pezzettino. Questo pezzo qui è delta X. Questo qui è delta T. Quindi la velocità è questo diviso questo, che è anche la tangente, nel senso trigonometrico, dell'angolo theta. Quindi, tanto più una curva è pendente, ovvero tanto più grande theta, tanto più grande la velocità. Questa qui è velocità uguale a zero. Questa qui è velocità negativa. Chiaro? Allora, in questa maniera, vedete, perché mi interessa farlo così? Perché la tangente, questo angolo qui, scusate, lo posso definire anche per curve variabili nel tempo, cioè che non siano una mobile, immagine, poi magari trovo una coda, poi un piano, poi riaccendo, no? Quindi è probabile che la mia curvatura, sapete che sui camion è obbligatorio avere un registratore di velocità. La polizia andasse a vedere il registratore di velocità di un camion che parte da Firenze e arriva a Roma, e cosa vedrebbe? Vedrebbe che il camion accende da quel lato, da quest'altro, poi discende, poi fermarsi, fare un coda, poi riaccelera, poi si ferma, comincia una coda e si ferma, poi riparte, riparte, la accelerazione, anzi accelera parecchio, perché prima è una slamma che vuole recuperare, e infine decelera, perché di uscita di Roma. Questo potrebbe essere un grafico spazio-tempo da Firenze a Roma. È chiaro che qui la velocità è minore che qui, qui è minore che qui, vedete che ferma, qua è una velocità alta. Quindi, se voi siete chiamati a fare il perito, diciamo, della polizia, di decidere dove, se dove ha superato il limite di velocità, dovete essere in grado di interpretare la velocità. È chiaro che quindi io posso in ogni punto graficamente tracciare la tangente al grafico anche nei punti, anche nei punti diciamo curvi, io in ogni punto posso tracciare la tangente al grafico, ovvero la retta che approssima meglio il grafico, e quindi cosa dico? Beh, se questa è la retta che approssima la linea e io sto calcolando la velocità quando ho la retta, allora posso calcolare la velocità anche di una curva che non è una retta. Questa è un po' l'idea di base. Quindi l'idea è quella di approssimare una curva con la retta più simile possibile a quella curva. E ora, chiaramente lo posso fare con i numerini, io ho trache o qualsiasi altro numerino, la mia scatola nera, gli altri numerini, posso provare a farlo, però voglio provare a farlo anche quando la mia curva viene approssimata, la prendo con un polinomio. È facile prima approssimare la curva con una funzione, per esempio nel caso che abbiamo visto di trache, chiaramente c'è una parabola. Allora, voglio sapere come posso definire analiticamente la velocità in un caso di una parabola. Parabola
essere. Quindi io, questa è la mia curva, nel spazio tempo. E poi dire, ma qui che velocità, tra? Qui che velocità, tra? Io so che per una retta V è delta X diviso delta V. Ma qui X sarà qualcosa tipo, che ne so, un certo con 0, 3, diciamo di 2, 5. 5 meno 4 T più, anzi, cioè più 4 T meno 2 T 4. La parabola rivolta verso il basso, coefficiente di essere negativo, in realtà metà positivo, perché quando T vuole a 0, vicino a 0, sta andando verso l'alto, quindi qua deve essere positivo. Va bene? Allora, proviamo a applicarlo qui. Cosa dobbiamo fare? Quindi io scrivo di x al tempo t più meno x al tempo t diviso di t. Bene, abbiamo detto questa, la potremmo scrivere in maniera generica, perché almeno se non la volta per tutti. Abbiamo x con 0, facciamo a più bt meno c più ct quadro. E poi dopo ci troviamo in 2. Quindi questo diviene a più b per t più delta t più c per t più delta t al quadrato, e così ho scritto x di t più delta t meno a meno b per t meno c t quadro il tutto diviso delta t. Bene, svolgo questa quadrata, svolgo i prodotti, ottengo a più b per t più b per delta t più c t quadro più 2 c t delta t più c delta t quadro meno a meno b t meno c per t quadro. Il tutto diviso delta t. Come siamo arrivati a questa equazione? Qua intendo questa. È questa qui. X è a per più b per t più c per t quadro. Quando scrivo x di t vuol dire che dove qui e t, ci devo mettere questa qui dentro, quindi quando scrivo x di t più delta t vuol dire che dove qui c'è t devo mettere t più delta t. Quindi mi viene a, non c'è t, rimane b per t diventa b per t più delta t, perché sto facendo questo. Quando c'è c per t quadro viene c per t più delta t al quadrato, perché sto ancora facendo l'ultimo pezzo di questo, meno questo, quindi meno a meno b per t meno c t quadro. Torna. Bene. Torna qui. Poi sviluppo viene a e rimane b per t, b per delta t. Poi questo è il quadro di quadro più 2 t delta t più delta t al quadrato, e quindi c t quadro più 2 c t per delta t più c per delta t quadro, e poi mi rimane meno a meno b t meno c t quadro. E allora la fisica non è che ci hanno fatto le grandi invenzioni, si spiegano, diciamo, le cose di base, anche la NASA, e si passo passo, cercando di non fare errori, cerca di tirare fuori quello che è. Grazie.
con gli altri. Allora lui c'ha un A meno A, meno, questo si può semplificare. B per T meno B per T, bene? Lo semplificare. C T quadro meno C T quadro, anche questo va bene. Quindi mi rimane B per delta T più 2 C T per delta T più C delta T quadro diviso delta T. Ah, ma qui posso mettere in evidenza un delta T, che è B più 2 C T più C delta T per delta T diviso delta T. E quindi posso buttare via questo delta T. E quindi rimane B, quindi quello che chiamato di delta X su delta T, mi rimane B più 2 Ct più C delta T. Torna? A questo punto bisogna fare un passo che oggi ci sembra un po' banale, ma evidentemente banale non è, perché fino a Newton nessuno l'aveva fatto. Ovvero voglio dire, sì, ma questo qui a me interessa, se voglio definire la velocità in un certo istante, perché l'ho detto di molto più, mi interessa nel quello che si chiama il limite per delta T di delta 0. E il limite per delta T di delta 0 è molto semplice. Basta mettere 0 a posto di questo. E quindi ho trovato che se questa è la mia espressione, la velocità è A, cioè B più 2C per T. Ovvero, guardo questa, ora ci sostituisco, ottengo 4 meno 4t. Vediamo un po', per t uguale a 0 viene positivo, va bene, ricordiamo che la velocità era legata all'angolo, angolo positivo. A t uguale a 1, a t uguale a 1, 4 meno 4 fa 0, è vero. C'è un punto in cui la velocità è 0, è un punto in cui il corpo istantaneamente si ferma. Vediamoci, sto parlando di questo modo qui. C'è un punto in cui il corpo istantaneamente si ferma. Dopodiché, per t maggiori, questo pezzo qui diventa in questo modo, quindi allora sempre divertente. Dopo la velocità è negativa, sarà sempre più negativa, ma più grande di tempo. Quindi trovare tutte le zero, sì. Quindi il grosso salto concettuale che in realtà nemmeno Newton fece, in realtà questo qui è un po'. Leibniz e poi dopo il sistemato da Cauchy, e che bisogna prendere intervalli di tempo sempre più piccoli, e quindi poi questa è la situazione di Cauchy, quella di trovare di definire per bene cosa vuol dire un limite. Quindi vedrete che all'analisi vi sfidiranno con i limiti, che è un po' tutta la base di tutto quello che facciamo, chiaramente la fisica e lo diamo per scontato. Allora, perché ha fatto il limite? Perché vuole, cioè io ho trovato la velocità media in un pezzettino, e chiaramente mi dipende da quanto è grande questo pezzettino, è quello che fa il sistema tutto. Il sistema tutto non ti misura, come fa invece del casottino, la velocità a quel punto, ma misura la velocità media in un intervallo di tempo. Quindi uno non basta rallentare quando passa davanti al casottino. Però chiaramente la velocità media mi dipende dall'intervallo di tempo su cui va bene. Se invece mi interessa definire la velocità in un istante ben preciso, beh, questa funzione va bene, ma devo infittire, se volete,
Se uso trage, devo usare una telecamera più veloce, penso i filmati su YouTube in cui si vede, che so, un proiettile che sfonda la lancia, la fa esplodere. È chiaro che quel proiettile rallenta mentre sta sfondando la lancia, magari poco, però se dovesse sapere, mentre sta entrando dentro la lancia, quanto si rallenta, ebbene devo usare la telecamera veloce, usare un tentativo molto piccolo. E no, ovviamente per questo problema non a me. Se volete divertirvi, andate a cercare su YouTube Mythbusters quando studiano il cannone a pompa. Allora, tanto per alleggerire, certo. Poi arriveremo a quello. Comunque, il giochetto anche per un po' concludere la lezione di oggi, per lasciarmi raccontare una barzelletta, è un po' così, cioè una barzelletta che si vede la cosa del barifino, che c'è gli ingegneri stanno progettando il treno ad alta velocità spagnolo, che erano preoccupati che il destino frontale del treno reagisse all'impatto eventualmente di un piccione, di qualche cosa, un uccello che stesse volando in quel momento. Ora sapevano che la NASA aveva già scelto il problema e aveva inventato un cannone sparapolli per appunto il finestrino dello shuttle, degli aerei di linea e così via, con la Boeing, e quindi ordinano questo cannone sparapolli, che in realtà è semplicemente un tubo arco del serbatoio della compressa che spara appunto il pollo. Costruiscono il modello del treno, mettono il cannone sparapolli davanti e al primo colpo, nonostante avessero progettato con tutti gli standard di sicurezza, il cannone, il pollo frantuma il vetro, spacca il segnalino, distrugge lo scompartimento, e quindi questi ingegneri non capiscono più niente. Comunque avevano filmato tutto con le camere alta definizione, mandano tutto il materiale alla NASA o alla Boeing e gli arriva una risposta telegrafica: per favore scongelate il pollo prima. E quindi, se andate a vedere l'esplosione di Mythbuster, loro vanno a studiare se effettivamente un pollo fresco, morto certo, o un pollo congelato hanno un diverso impatto, e lo fanno usando una telecamera, andando a vedere quanto ci mette a decelerare un pollo fresco o un pollo congelato che va a sbattere contro il pollo. Quindi, come vedete, può essere qualcosa di interessante. Direi, ci sono altre domande, se no si rifà questo ultimo pezzettino della definizione di privata. Allora, non vedo niente, quindi quello che si è fatto qui non è nient'altro appunto che la derivata, che poi ora faremo una definizione molto formale, e poi per la prossima volta impareremo a fare, come voi, imparare a farla in maniera estremamente naturale, quindi vuol dire allenarci un po'. E quindi l'idea è la seguente: quindi, se io ho una funzione x di t, anche ricordatevi f di t, diciamo il nome, dipende da cosa sto usando in quel momento, quindi all'analisi troverete f di t, in fisica si trova x di t, y di t, theta di t, ho trovato altre cose. Quindi ve lo faccio con due nomi differenti, e potete anche trovare f di x, questa è l'analisi, e questa è la fisica. In analisi, praticamente la coordinata si chiama x, e quindi avete y uguale a f di x, qui abbiamo x uguale a x di t. Allora, entrambi rappresentano il totale di x, y, una curva, x, t, una curva. E la mia domanda è: quant'è
volete la pendenza di l'angolo, quella pendenza di questa curva a un certo punto. Allora, questi qui si indica velocità come in quello simbolico è dx in dt, e qui ci deve y' di x e di f di x. Perché usiamo questi t? È una notazione inventata da Leibniz, Newton usava una notazione molto più complicata, per dire, ricordarsi che cos'è? Quindi quando scrivo di x in dt, questo vuol dire limite per delta t che tende a zero, il d, se lo ricordate che c'è un limite, il delta x diviso delta t. Quindi è una rappresentazione simbolica di questo rapporto, però per ricordarmi che ci devo fare il limite. Poi vedremo cosa vuol dire. Intanto decodifichiamo questa notazione. Delta x rimane tanto che x di t più delta t meno x di t diviso delta t. Andate a scrivere anche qui il limite per delta t che tende a zero. Quindi non vi sto dicendo perché con questo presente avevi spiegato che cos'è un limite. Quindi dico, l'idea di base è che voglio costruire questo rapporto qui, perché è la definizione di velocità media. Voglio però farlo per intervalli tempo molto piccoli, e quindi, almeno formalmente dico, mi piacerebbe farlo per un delta di zero. E la notazione che si usa è questa qui, x in dt. Poi in fisica, quando si fa una derivata rispetto al tempo, questa qui la si indica anche con un pallino sopra, perché se è un traccettante che si cerca anche una notazione più compatta, però per ora non si interessa molto. Va bene? Quindi, questa è un po' l'idea. Dal punto di vista sperimentale vuol dire fare le misure con un certo intervallo di tempo, poi fare un intervallo di contatto, un quarto e così via, e vedere dove va a convergere questa grandezza che ha trovato. Però vediamo di farlo qui. Abbiamo visto che noi costruissi una tabellina di cose molto semplici, di derivati di cose molto semplici. Allora, cominciamo con alcune funzioni banali. Allora, se io ho x uguale a costante, per esempio x uguale a 5, qual è la sua, quindi dice la funzione, e qui voglio scrivere la derivata. Quanto è la sua derivata? Vedete in chat? Zero. Zero, perché veramente vado a zero. Beh, questo è uguale a questo, quindi fa zero. È vero che qui c'è un delta t che fa zero, ma guardate il limite. Questo limite lo fa dopo aver semplificato questo. Quindi se qui mi viene 0 su delta t, questo è 0. È chiaro che poi quando delta t, se fosse del t uguale a 0, sarebbe una forma indeterminata. Ma questo qui non manda a 0, ma sempre qualcosa di piccolo, diverso da 0. Voglio solo vedere dove va. È chiaro che se questa forma qui da 0 quando delta t è, non so, un millesimo, 0 quando delta t è un decimillesimo, 0 quando delta t è un milionesimo, per me il limite è 0, non mi importa sapere che poi diventa un milionesimo. Bene? Poi, x uguale a t. L'abbiamo già fatto. Quant'è la derivata? Uno. Bene? Perché ovviamente, come abbiamo visto prima, qui mi viene, per esempio posso arrivare a x, t più delta t meno t, e t va via, delta t di delta t è 1. A questo punto, però, io so fare, che avevo, io ho x uguale a 3t più 5. È chiaro, posso fare il calcolo,
trovarlo. Ora vogliamo ritrovarlo in un'altra maniera. Se la mia x è una funzione di t, moltiplicata una certa costante, più un'altra costante per un'altra funzione di t, quant'è la mia derivata in termini della derivata di f di g? Allora, cosa devo fare? A per limite per delta t che tende a 0, di A per F di T più delta T più B, fatemelo fare, però faccio qui agitando un po' qua, se no non so. Allora, x uguale ad A F di T più G G di T. A x punto, ovvero V, ovvero x di T, è limite, che delta T che tende a 0, di A F di T più delta T. Più B G di T più delta T meno A per F di G meno B per G di T, il tutto diviso delta T. Torna? Bene. Allora, lo facciamo perché non lo so perché nessun capo sta, posto la roba che mi viene limite per delta t che tende a 0 di A per F di t più delta t meno F di t diviso delta t, ho preso questo e questo, più B per G di T delta T meno G di T diviso delta T. Torna? Allora, cominciamo a vedere. Il limite di una somma, beh, se non vengono fuori delle cose indeterminate, e se vengono fuori delle cose determinate perché probabilmente abbiamo qualche cosa per la somma, altrimenti mi viene via via che diventa qualcuno, questa parte qui andrà a qualche numero, questa parte qui andrà a qualche numero, e quindi il limite di una somma non è dato che la somma di diventa sempre che non venga fuori una forma determinata. Inoltre, il limite di una costante per qualcosa, mi va qualcosa che viene definito 3, 7, 12, A per 12 mi verrà, che è il limite di A per 12, di A per 12, di A per 12, di A per 12. Quindi questa qui viene A per limite di F di T più delta T. Chiaro che poi ad analisi si finiranno su queste nuove cose, però per fortuna siamo a fisica. Più B che è limite per delta T che tende a 0 di G di T più delta T meno G di T di delta T. Bene, ovviamente ripeto, sempre che non, penso, questo diventa molto grande, ma questo molto piccolo, e se non pensa, allora non posso manipolarlo. Allora, quindi io sento dire semplicemente A è la derivata di F rispetto al tempo più B è la derivata di F rispetto al tempo. Ovvero, la derivata è un'operazione lineare, vuol dire che se qualcosa è data una combinazione lineare di qualche cosa, la derivata si applica ai vari prezzi. È comodo perché così non potevo fargli delle forme di questa qui lo faccio per scomporla in 3, dove posso
derivata di t è 1, quindi 3, più derivata di 5 è 0, quindi viene 3. Tornando, io purtroppo non mi vedo in faccia, quindi intanto devo lasciare, no, non capita niente, pure va bene. E quindi, per ora ci teniamo qui, continueremo la prossima lezione, però la prossima lezione sarà una lezione di teoria, provo a vedere qualche cosa, insomma, per ora c'è un po' di materiale per fare esercizi. Però se c'è più tempo ho cominciato a dare un'occhiata a quei riassuntini di analisi e geometria, perché dovrei aver spiegato, perché ho messo anche le slide, perché io dovrei aver spiegato queste cose qui, non che le ho ascoltate, le ripeto, ma insomma potete controllarle anche sulla registrazione di oggi o se no sulla sulla parte che vi ho già legato. Torna? Allora, se non ci sono domande, vi lascio ancora 5 minuti, quindi ci sono domande, anzi 4 minuti, se ci sono domande bene, sono qui ancora. Se no, vi do appuntamento a venerdì a un'ora infame. Le 8:20, magari diciamo qualche minuto dopo, vediamo. Comunque sono già, alle 8:20 sono già lì per rispondere a una domanda. Quindi, se è tutto chiaro, vi lascio per oggi e ci sentiamo venerdì. Prof, posso dire una cosa? Certo. L'audio, non so se sono l'unico, ma si sente un po' male, a volte non si capiscono bene le parole. Quindi se... allora, io farò, me ne rifaccio lezione sicuramente in un'altra aula. Sì, di molti di energia, sì, hai ragione, farò lezione in un'altra aula, spero che l'audio si migliori un po'. Queste sono aule spoglie e senza avere i vostri corpi con assorbenti da questo suono cavernoso. E se poi non funziona lo faccio dal mio studio, c'è del materiale con assorbenti, ma non farà niente. Se no, voglio farlo sul tavolo, qualcosa del genere. Queste sono meglio le lavagne, c'hanno molte più fisicità, però bene, va tutto bene, vi saluto e ci vediamo venerdì. Ciao. Arrivederci, professore. Arrivederci, prof. Mi fate fare anche una musica.